Ben ritrovati amici di YouTube. Oggi vi volevo parlare di questo strano mondo che abbiamo, no? Che non so, anche a livello dell'informazione è un po' molto relativo, no? Dai telegiornali che a volte prendono delle belle cantonate e che ti raccontano sette telegiornali che vai a vedere, sono sempre solite notizie deprimenti. E sono sempre alla fine le stesse. Cioè, in anni che vedete il telegiornale, insomma, avrete anche capito che c'è l'immigrazione in Italia, no? Forse l'avrete anche capito. Che poi sembra che venivano a flotte, in realtà sono molto meno, però è anche bene che se ne diminuiscano di questi clandestini, no? Che poi, tra l'altro, sono le persone che rispetto agli altri africani sono anche quelli che stanno meglio. E su questo vi posso segnalare il canale di Social TV in cui viene spiegato ben tutti i perché e per come. E io adesso non tratto questo argomento specifico, non mi interessa dilungarmi su questo. Quello che invece volevo vedere in generale, per la nostra crescita, sarebbe il caso forse di stare un po' più attenti, ecco, con l'informazione, perché è tantissima, anche nel web vedo di tutto, io che sono appassionato specie di teorie alternative, di complotti, eccetera. Io sono un po' simpatizzante. E mi sono imbattuto, ho trovato per esempio questi terapiatisti, no? Però la cosa più evidente, vabbè, adesso vi farete quattro risate al limite, va bene, ci sta. E il fatto che le prove che rapportano per quanto riguarda lo sbarco sulla Luna o quelle di stazione spaziale, alcuni particolari veramente fanno riflettere. E quindi cosa vi volevo dire? Che dovete applicare il discernimento. Cioè, ci sono delle persone che vi dicono delle cose magari già scomode, già incredibili, che poi se tu indaghi magari hanno anche ragione e ti fanno aprire magari gli occhi. Però sono miscelate ad altri elementi di assurdità. Ecco che saltano fuori questi terapeutisti e questa è l'idea che mi sono fatto su queste strane figure, che dopo te basta che controlli con un coso laser sulle distanze, su certi golfi, puoi accorgerti che effettivamente la Terra è tonda, non è piatta. Per esempio, guardi il riflesso della Luna sul mare, se hai questa fortuna, io sì. E il riflesso fa leggermente questa curva. Se fosse piatta, farebbe un triangolo. In realtà fa una leggera curva, indice della distorsione di un principio di curva che si vede man mano che si allontana, no, la cosa. E quindi dopo tu, se vai anche a indagare, scopri che effettivamente la Terra è tonda. Però come mai il terapeutista te lo dice proprio un terapeutista? Perché siccome le persone sono superficiali, quando anche trovi tu che magari hai la mentalità aperta, che magari ti interessi di misteri, vai a indagare un po' più a fondo, sei attirato da queste cose qui, no? E quindi magari scopri che magari degli elementi sono veri. E a tal proposito ti rimando a una conferenza di Corrado Malanga, che è ordinario di molto famoso comunque. I rapimenti alieni, queste storie di strane, proprio che lui è professore di chimica organica, quindi una persona, diciamo, rispettabile, insomma, ha delle buone credenziali, ecco, e che porta in vita proprio al discernimento, ma soprattutto fa riflettere che, per esempio, su questa conferenza nel chiodo del muro, la NASA, effettivamente, le foto che ci ha presentato, quindi a favore dei cosiddetti terrapiattisti, escludendo il fatto che la Terra sia piatta, che l'uomo effettivamente sulla Luna non c'è stato. Perché? Per diversi motivi non c'è stato, non c'è potuto andare. Una di queste sono le fasce di Van Allen, che sono quelle linee del campo magnetico terrestre in cui sono delle regioni che si concentrano maggiormente le particelle. Il vento solare proveniente dal Sole, sono tutte queste particelle cariche e radiazioni, dovrebbero colpire la Terra. Noi abbiamo un leggero campo magnetico, che è una risonanza che viene chiamata risonanza di Schumann, vabbè, comunque questi sono dettagli troppo lunghi e che non hanno una grossa importanza per i fini di quello che devo spiegare. E fanno queste fasce di Van Allen, si chiamano, sono le linee come quelle della limatura di ferro con la calamita. Praticamente
Quindi si formano queste fasce, immaginate dimensionali, no? Questi veli, a più livelli, e in queste regioni le particelle si concentrano maggiormente perché vengono deviate, no? dalla linea del campo magnetico terrestre e si concentrano molto le particelle. Oltrepassare queste regioni qua è molto difficile ancora oggi. Quindi ci si chiede come abbia fatto gli equipaggi umani negli anni 70 a oltrepassare queste barriere qua, anche perché non sono sottili come un foglio, sono lunghe qualche decina di chilometri, anzi qualche migliaio se non sbaglio, adesso non mi ricordo, ma che comunque sono difficili da passare, soprattutto non riportando danni nelle strumentazioni. Adesso metti che un buon isolamento riusciamo anche a darlo, però il problema non sono tanto le sonde, sono proprio l'equipaggio umano che deve sopravvivere con queste altissime radiazioni che si trovano in alcune aree a una certa distanza dalla Terra, ecco. E in più le foto stesse sono dei tarocchi, perché si è visto che la famosa foto che vedi con la Terra, adesso non mi ricordo con quale missione specifica, ce ne sono due in particolare, della Terra sull'orizzonte lunare. Ci si chiede come faccia la Terra a trovarsi all'orizzonte quando la Luna mostra sempre la stessa faccia. E mostrando sempre la stessa faccia, se tu sei atterrato, soprattutto la prima missione nel mare della tranquillità, ma comunque nelle zone centrali della Luna, che si trovi qua o qua o qua, non puoi avere in ogni caso la Terra all'orizzonte. Tu dovresti averla sempre più o meno a mezzogiorno, o a luna, alle 3, o alle 9 del mattino, come l'equivalente del nostro sole, chiaramente, riporto. Cioè, la Terra dalla Luna la dovresti vedere sempre più o meno in alto, non potresti mai trovarla all'orizzonte perché la Luna mostra sempre la stessa faccia. E quindi già lì vedi che è un tarocco. A maggior ragione se poi vedi delle foto che una Terra la vedi così, non so, e l'altra Terra la vedi tanto più grande. È vero che la Luna oscilla un po' nelle distanze, ma non ti può cambiare così radicalmente. Quindi, cioè, ci sono delle prove che evidentemente sono dei tarocchi. E allora dopo bisognerebbe chiedersi anche il perché. Vabbè, e dopo vabbè, c'è la fotocamera che non so se poteva resistere a uno sbalzo di 200 gradi, cioè anche solo stando a... perché su la Luna dall'ombra alla luce lo sbalzo è di circa 200 gradi in pochi minuti, perché non c'è la mediazione con l'atmosfera. Quindi, e cosa succede? Che se tu sei a meno 150 gradi col buio, e nel momento lì che c'era la luce, c'erano almeno, metti, non so, 80 gradi, metti 70, non so se resistevano, non so, la gomma anche del copertone, parlo di quel veicolo che avevano, soprattutto dalla missione dell'Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17, avevano il veicolo con l'antenna, non è presente. Ecco, bene, quello là, anche solo la gomma di quel veicolo, là, i copertoni, non so se resistevano a quelle temperature. Vabbè, che non so, non si incollava niente, non so. È un po' strano, anche la stessa piuma, però fatalità è la piuma e non aveva l'atmosfera, quindi probabilmente l'hanno ripreso comunque in una stanza sottovuoto, non so. Ma vabbè, perché c'è l'esperimento con la piuma e il martello che atterrano insieme, per esempio. Però la piuma come faceva a resistere a quella temperatura lì? Cioè, è veramente strano. Metti che anche il particolare della bandiera, quando che la piantavi e che oscillavano, diceva come faceva a sventolare se non c'è atmosfera. Ma questa cosa qua è opinabile perché anche nel vuoto tu puoi magari piantare una bandiera e se è un po' tremato e la bandiera continua a oscillare. Ecco, alcuni particolari sono opinabili, ma quello che veramente poi mi ha scioccato, oltre alla foto, quella dell'orizzonte, quella terra, è anche queste riflessioni qua. C'è stato un giornalista che è andato a chiedere ai stessi astronauti che ci sono stati, e come risposta, gli ha chiesto là di giurare sulla Bibbia di essere andati, che fossero anche un po' offesi. Era legittimo perché dice: ma come osi, dopo tutto quello che ho faticato per diventare astronauta, sei andato là e tu metti in dubbio sta cosa, ma come osi? Allora un po' di rabbia, di fastidio ci poteva stare. Vabbè, uno gli ha dato un pugno, mi pare è stato Armstrong, un altro gli ha dato un bel calcio nel sedere e l'altro, vabbè, gli ha inseguito mentre era per strada, vabbè.
Insomma, queste sfuriate qua. Ma in più, alla fine, nessuno ha voluto giurare. Ma che problemi avevano a giurare? Se tu sei stato sulla Luna, ne dovessi andare fiero. Cioè, essere spazientito, sì. Però io magari mi sarei, in teoria, non so perché non sono astronauta, mi sarei incavolato. Avrei detto a questo giornalista, ha detto, sì, lo giuro di essere stato sulla Bibbia, ne sono fiero. E nessuno può mettere in dubbio questa cosa. Cioè, gliel'avrei messo subito. Ma che problemi aveva a mentire? Devi contare però che loro sono anche americani. In America la menzogna è una cosa molto sentita. Non che dopo non ci siano i raggiri e menzogne sul popolo, però un personaggio non può mentire. Cioè la menzogna è una cosa che proprio in America, negli Stati Uniti, non viene tanto tollerata. E si fa veramente fatica. Cioè devono sempre deviare. Per un americano è veramente più difficile mentire. È proprio un fatto di mentalità. E quindi capisco che magari non l'abbiano poi, no, capisco poi che non l'abbiano poi voluto ammettere, che non potevano ammettere di non essere stati sulla Luna, ecco. E probabilmente chiaramente avranno avuto minacce, cose di questo tipo. Su quegli aspetti lì vado incontro, non so, poi i giri che hanno fatto. Poi c'è addirittura un'intervista a Stanley Kubrick, che ho visto che ormai era anziano, che poi insomma piano piano ha trapelato sta storia che nei giornali non trovi, però in internet c'è, e sembra che alla fine lui stesso abbia messo, se nel filmato che ho visto non era un falso chiaramente, che ha partecipato alla cosa. Poi non si sapeva come mai a questo, insomma, a questa messa in scena, no? Poi non si sapeva, ecco, insomma, vedere gli astronauti stessi che si comportano così, e poi lo vedevi anche quando sono anziani, no? Questi astronauti, non so, che ormai facevano fatica a tenersi questo segreto, insomma, è una cosa molto pesante. Vabbè, quella lì sono state tra le cose più lampanti, e dopo ci sono anche i cavi, e su alcune riprese si vede un po' il riflesso. Io ho sospettato che potesse essere anche un'antenna. Però non mi sembrava che ci avesse proprio qua in alto un'antenna che dà quel riflesso sulle tute, sullo zaino. Quindi vabbè, quindi c'erano questi cavi che in qualche modo li facilitavano. E dopo c'è proprio il LEM attaccato con lo scotch, insomma, e lì chiaro cosa fai. O mi stai raccontando una palla di base. Cioè, tu che le avete messe voi, o le foto della NASA sono effettivamente dei tarocchi, essendo dei tarocchi perché lo sono. Ragazzi, che dire, la cosa si fa complessa. E dopo che te lo devi dire? Poi anche dei filmati sulla stazione spaziale moderna, ci sono dei particolari assurdi, come un filmato che vedi una scena dove c'è un astronauta, non mi ricordo chi, che proprio in fondo va. Poco prima di entrare su una sala a parte, scompare come io adesso scomparo alla fine di questo video, però io non scompare così, insomma, è per un effetto del video editing, appunto. E scompare leggermente, quindi come se fosse stato un effetto chroma key, come questo che vedi dietro adesso. Quindi, vabbè, che dire, ci sono diverse cose che mi hanno lasciato. Questa informazione qua, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo ascoltare più fonti, vedere poi la fonte qual è, e anche se la fonte ci può essere assurda come una fonte terapeutista, ascoltarla ugualmente, perché magari ci sono delle persone che sono pagate per dirti magari delle verità scomode, ma mischiate a delle cose altre un po' assurde. E quindi tu, se sei appassionato di cose alternative, cosa. Quando lo confessi lo dici, dopo indaghi, ah, ma lo dice un terapeuta, ma credi a questo qui. Insomma, si fa fatica dopo a divulgare queste cose. E cosa dite, ragazzi? Quindi stateci molto attenti, valutate più cose, magari per cose paranormali io mi fido per esempio del CICAP, anche se dopo là dovevo fare delle cose riguardo, e non è che non esiste il paranormale, io stesso nella vita l'ho potuto assistere, quindi. Non arrivate a quella conclusione lì che non esiste niente di paranormale, che non esistono, non so, i rapiti dagli alieni, io ci credo. Insomma, ho modo di tenere che non tutti siano per carità veri, ci sono sensati megalomani,
Presente, però io credo che il fenomeno, per esempio, gli UFO che siamo visitati da città extraterrestri, questo credo che sia possibile. Perché comunque basta vedere anche dei filmati tipo Fukushima recenti, che ho visto delle apparizioni di UFO che sembrano che, secondo magari Pier Giorgio Caria, stanno monitorando la situazione, no? Perché ci hanno protetto dalle radiazioni questi esseri. Quindi abbiamo fatto oltre 2000 testate nucleari sulla Terra e se non fosse stati, sembra, per l'intervento di certi dischi volanti, noi non saremmo a baldare così, perché ti fanno impazzire dopo le radiazioni, fanno danni al cervello anche a grandi distanze, e l'1% impazzirebbe, quindi vabbè, avrebbe manie suicide. E quindi andava a contenere queste radiazioni dalla nostra follia umana, vabbè. Sono tutti personaggi molto strani e alternativi che io invito magari di andarli a vedere, magari di non prendere neanche per oro colato, però secondo me di seguire anche delle cose alternative, ecco. Anche perché stesso anche dei giornali che vedo è noioso, ripetitivo, è sempre quello, e non, poi la qualità di informazione secondo me è veramente opinabile anche a quella, quindi io mi affido al web. Però dovete stare attento, perché nel web girano le fake news, girano anche delle verità scomode, secondo me, e una volta anche verità scomode sono mischiate da tante cose. Quindi che dire, con questo video vi saluto, stateci attenti, informatevi, confrontate più cose e ragionate, non state superficiali. Perché anch'io ho visto, c'era un filmatino, per esempio, adesso l'ultima digressione. Per esempio sulla stazione spaziale, no? A volte l'astronauta che scompare a lato, alcune cose dicono che sono stati con i ganci perché si vede il vestito un po' tirato. Vedevo questi filmati che effettivamente ti fanno riflettere. Ma e dopo vi lascio la conferenza di Corrado Malanga, per quello che avrete oltre 2 ore e 3 da passare via solo con il chiodo nel muro, ecco. E cos'è quella che mi ha veramente colpito? È stato il fatto che, per esempio, c'era su uno dei tanti video di questo Dino Tinelli, che saluto perché mi ha fatto anche ridere, pur non credendo io nella terra piatta, sia chiaro. Così, vabbè, dice che, per esempio, c'è la Samantha Cristoforetti che è partita nel novembre del 2014. Poi è stata 200 giorni, atterrata nel 2015, nel giugno, 11 giugno del 2015 se non sbaglio. E nel frattempo è scomparso il nostro caro Leonard Nimoy, che era l'attore di Spock, personaggio chiaramente anch'io appassionato di fantascienza, mi è molto caro. Quindi vabbè, compianto a lui e cosa c'è? Che è scomparso nel febbraio del 2015. Samantha Cristoforetti ha messo un post con la maglia di Star Trek. Allora, giustamente lui diceva: ma questo Tinelli, ma come fa ad avere la maglia di Star Trek dell'attore se, cioè, non potevi averla ordinata su Amazon per la stazione spaziale, vuol dire? Come facevi ad avere la maglia di. Se tu sei partita nel novembre, sei stata chiaroveggente che sarebbe morto Leonard Nimoy, quindi hai indossato la maglia, ce l'avevi già lì. Come poteva? Avevi diverse maglie che magari, oppure era magari già lì la maglia e per l'occasione fatalità ti è venuta buona, magari passata da un altro, non so, dal collega americano che te l'ha data, cioè. Non si capisce come mai, cioè è strana sta cosa, come facesse avere la maglia di Star Trek proprio quando che è partita, che era novembre del 2014. E lui è morto in febbraio del 2015 e lei in teoria era ancora su, perché dopo atterrata cioè è venuta giù l'11 giugno. Quindi, come faceva ad averla? Ecco, questo è uno dei tanti particolari. Poi ce ne sono anche fenomeni simili, cioè, tipo per il match americano, mi sembra di baseball. Ne ho visto uno così, insomma, ma come erano chiaroveggenti. Poi vai nel sito, vai a vedere le singole spedizioni di carichi che fanno ogni tanto, no? Che portano il cibo e cose. Oh, però vedi che la data era troppo antecedente. Ma allora come facevano già a sapere? Il match era truccato? O avevano già stampato tutte le possibili varianti con quello che costa poi il peso mandare le cose nello spazio? Insomma, non si capisce.
Queste cose qua vi dovrebbero fare riflettere, incuriosire e andare avanti per esplorare, perché siamo in un mondo veramente, veramente inquinato di tante informazioni e di tanta cosa. E se a te ti fanno vedere, beh, ti informano che c'è l'immigrazione. L'avete capito che c'è l'immigrazione? Sì, oh, che sia chiaro. Vabbè, che devo dire? È bene anche un po' bloccarla, perché sennò gli italiani vanno via e poi qua hanno questi poveri neri da sfruttare alla fine. Fanno quella fine lì, perché alcuni potenti vorrebbero fare così, come Soros. Vabbè, ma questo vi lascio a Social TV per questo. Che dirvi? Questa è l'informazione che abbiamo in giro, è incasinata. Io seguo tanto, ne ho piene anche un po' le palle, però sono appassionato di cose alternative. E mi raccomando, ammirate i particolari, perché dietro i particolari a volte si nascondono veramente delle risoluzioni molto particolari, molto, molto belle e magari delle verità anche scomode, ecco. E che chissà che col tempo salteranno fuori, come credo che ci saranno da sentirci sempre di più delle belle, eh. Questa rivoluzione della coscienza, perché mentire sarà sempre più difficile. Quindi con questo video vi saluto, vi invito a essere più esplorativi, più incuriositi su cose alternative e dare mentalità aperta, anche se magari e discernete poi da altri aspetti se trovate il terapeutista di turno, ecco, persone strane così. Fidatevi magari più ancora domande, magari chissà. Chissà. Vabbè, con questo vi saluto e al prossimo video. Stateci molto attenti con le informazioni.